George Simenon, tre camera Manhattan e la copertina. Vabbè, questo giro non l'ho scelta l'ho scelto per l'autore, ovviamente, vero? Sono andata ben oltre. Allora, George Simenon lo ricordiamo proprio lui è stato l'autore che ha inventato il celebre personaggio del commissario della polizia francese Maigret, ma qui oggi voglio parlarvi di questo romanzo. Allora, innanzitutto George Simenon è stato uno degli autori più prolifici del secolo scorso. Ricordiamo che lui produceva sino a 80, e ripeto, 80 pagine al giorno, quindi vuol dire che aveva una metodologia in testa proprio ferrea, da lì non sgarrava. Pensate che lui aveva un rituale tutto suo, andava a camminare per 3 giorni, faceva lunghe passeggiate per 3 giorni e gli bastava anche un semplice profumo, un semplice odore che da lì lui doveva, sapeva, era consapevole che da lì doveva iniziare la sua storia, il suo romanzo. George Simenon ha scritto tantissimi generi, ricordiamo dai romanzi d'appendice, cioè quei romanzi che venivano pubblicati, lui è un autore belga, quindi venivano pubblicate nelle riviste che uscivano la domenica, special modo, e romanzi che uscivano a capitoli. E poi è diventato famoso anche per vari scritti noir, per poi appunto i suoi romanzi polizieschi che da lì non si sgarra come Maigret. Allora, vi voglio far vedere anche un attimino tutti quanti gli altri libri che ho letto, insomma, vedete che non sono tantissimo impegnativi, cioè sono abbastanza brevi, brevi ma intensi, nel senso che lui usa uno stile narrativo scarno, usa uno stile narrativo privo della raffinatezza letteraria. Perché? Perché i suoi personaggi sono privi di maschere. Questo è quello che mi ha colpito tantissimo di questi romanzi. Per esempio, Tre Camere a Manhattan parla. Poi, secondo me, anche si rispecchia molto Simenon nei suoi scritti, perché insomma, ricordiamo che lui non era un santo di uomo, vero? Due matrimoni alle spalle, 33 residenze diverse, figli ovunque. Pensate che è arrivato ad avere una donna ogni giorno diversa, dalla prostituta alla donna che gli faceva le faccende di casa. Quindi, insomma, secondo me anche i suoi scritti rispecchiano la sua vita reale, perché Tre Camere a Manhattan, per esempio, poi per non parlare della Camera Azzurra e tanti altri, parla di questo uomo che lui viveva in Francia e si è trasferito in America per trovare lavoro e anche per dimenticare un matrimonio con questa donna che l'ha tradito per un uomo più giovane. E lui incontra questa ragazza in un bar di Washington Square, un quartiere di New York, con la quale poi, dopo una lunga camminata, quindi vedete che gli aneddoti combaciano, dopo una lunga camminata si ritrovano all'hotel e fanno l'amore. E poi il secondo incontro, quindi la seconda camera, arriverà, si consumerà questo amore passionale nella camera di lui, quindi lei insomma scopre un po' la vita di questo uomo che si è trovata insomma tra le sue braccia in così breve tempo e scopre anche che lui era un noto attore francese prima di trasferirsi in America dove vive quasi in miseria. E poi la terza volta questo loro amore si consuma nella camera di lei, che lui poi scoprirà che lei viene anche da un matrimonio con un noto diplomatico. E quindi qui comincia un po' la storia, quindi questa passione travolgente dove si arriverà a capire che insomma alcuni aneddoti erano meglio che loro non li venissero a scoprire, perché la gelosia di lui si farà un po' sentire. Allora, io ve li consiglio questi libri qui di Simenon perché sono veramente una scuola, è un vero maestro. Bene, buona lettura e questo ve lo faccio ancora rivedere, Tre Camere a Manhattan. Ciao!